un saluto a tutti e sono un po' emozionato per questa prima occasione in cui cercherò di fare qualche commento al Vangelo della Domenica. In realtà ero un po' resistente a prendere questa iniziativa perché è un impegno grosso e tra l'altro, come ho già scritto nella lettera che ho mandato sul sito, non so neanche se riuscirò a mantenere l'impegno costante, però mi sembrava una cosa bella anche perché molti amici sia di Procida che di Napoli me l'hanno chiesto e quindi io penso che è bello poter condividere anche attraverso queste forme nuove qualche spunto sulla parola di Dio, in modo che possa crearsi anche un rapporto in qualche maniera più diretto, anche se più diretto è quello faccia a faccia, è quello quando ci incontriamo con le persone, quando ci scambiamo anche le nostre esperienze. Ecco, il Vangelo di oggi è un racconto molto bello, tra l'altro riportato da tutti e quattro gli evangelisti, ed è famoso, lo conoscono anche le persone che hanno poca familiarità col Vangelo, ma sentono in questa pagina anche tutto un fascino, tutta una bellezza. Si tratta della moltiplicazione dei pani. Non vorrei però che ci sfuggisse che questo episodio succede in un momento molto delicato della vita di Gesù, dove viene fuori un Gesù sempre molto umano, molto vicino alla nostra esperienza. Infatti gli hanno riportato la notizia della morte tragica, violenta di Giovanni Battista. Tenete presente che Giovanni Battista è l'amico di Gesù, è colui che come missione ha avuto il compito di preparare la strada a Gesù. E Gesù ha seguito con attenzione, aveva fatto anche un grande elogio di Giovanni Battista e adesso è venuto a sapere che l'hanno ucciso in maniera tragica e in maniera violenta. Ecco, Gesù a un certo punto, sentendo questa notizia, sente il bisogno di ritirarsi in disparte. Noi non sappiamo tutti i motivi profondi per cui Gesù si ritira in disparte, in solitudine. Possiamo immaginare che si ritira perché ha bisogno di pregare. Lo fa spesso, soprattutto lo fa quando poi successivamente dovrà fare delle azioni molto grosse, molto significative. Per esempio, quando dovrà scegliere gli apostoli, Gesù passerà la notte intera in preghiera. Quindi il fatto che l'Evangelista sottolinei che Gesù si ritira in preghiera può essere sia perché sta per fare un'azione grossa, significativa sul piano della sua missione, ma forse può essere anche il bisogno umano, molto umano, di raccogliersi, di pregare per l'amico che è stato ucciso. Forse di ritirarsi in disparte, come capita a tutti noi quando abbiamo una brutta notizia, quando un amico muore, quando una persona vive un dramma, allora quasi la voglia di raccogliersi, di stare in solitudine. Mi piace pensare a questo aspetto molto umano di Gesù. D'altra parte, con Lazzaro piangerà a tal punto dinanzi alla tomba che la gente dirà: vedete come gli voleva bene. Ecco, muore Giovanni Battista e Gesù si ritira. Ma forse si ritira anche per un altro motivo, perché sa che comincia il complotto anche contro la sua persona. In effetti Giovanni Battista ha preceduto Gesù nella nascita, ma Giovanni Battista farà da precursore anche nella morte. I tempi si stringono, dopo l'entusiasmo, l'accoglienza, Gesù sa che intorno a sé comincia a crescere una ostilità. E in realtà non è giunta ancora la sua ora, quindi quando Gesù capisce che c'è anche un'ostilità nei suoi riguardi, non si mette in pasto a chi gli è ostile, si ritira. Cercherà forse una strategia, anche lui sente il bisogno perché deve portare a compimento la sua ora, perché lui è il padrone dell'ora, lui è il padre suo e quindi non vuole affrettarla. Però a un certo punto, mentre accade tutto questo, la folla lo insegue, lui lo viene a sapere e nonostante il dolore che porta per la morte dell'amico, alla folla va incontro, perché sa che è una folla bisognosa di una parola vera, sa che è una folla bisognosa del suo tocco, del suo incontro, della sua parola di guarigione, sa che è una folla che lo cerca perché vuole incontrare una parola di verità di cui vuole nutrirsi, perché è una folla che ha intuito la verità dell'annuncio di Gesù: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi Gesù si fa raggiungere, in verità lo inseguono e lui però si lascia inseguire e si fa raggiungere. E a un certo punto c'è un passaggio molto grosso. Gesù, nel vedere questa folla, come dirà un altro evangelista, si prende compassione, perché le vede questa folla come pecore senza pastore, come degli sbandati alla ricerca di un orientamento, alla ricerca di un punto di riferimento. E allora Gesù, mosso a compassione, comincia a preoccuparsi di loro
Innanzitutto parla con loro, annuncia il regno, annuncia la bontà di Dio, annuncia di un Dio che si prende cura di tutti i suoi figli, che non trascura i suoi figli, che ha una parola da offrire perché questa parola porti luce sul cammino, porti orientamento. E Gesù ammaestra, insegna, è parte importante del suo messaggio, è parte importante delle sue giornate. Ecco, parte delle giornate di Gesù si svolgono per annunciare la parola di Dio. Ma non si accontenta di annunciare la parola di Dio, continua anche un'altra delle sue attività solite, guarisce col suo tocco, guarisce i lebbrosi, guarisce i malati, guarisce tutte le persone che si rivolgono a lui perché hanno bisogno di questo tocco che porta salvezza, che porta sanità, che porta gioia, che restituisce pienezza di vita. Ecco, a un certo punto però i discepoli, i suoi amici che hanno cominciato a condividere la sua esperienza con lui, gli fanno notare che si è fatto tardi e che la gente ha bisogno di ritirarsi. Ma c'è un problema molto pratico. La gente si è stancata, la gente è stata molte ore appresso a Gesù e se torna a casa senza neanche prendere nulla di cui sostenersi, probabilmente non ce la farà. E quindi i discepoli danno un consiglio a Gesù di congedare la folla, di lasciarla andare in modo che la folla nel tornare possa trovare ancora come approvvigionarsi di cibo per sostenersi. Non sappiamo perché i discepoli danno questo consiglio a Gesù, se è un consiglio dettato da un desiderio sincero o se nel consiglio dei discepoli c'è anche la difficoltà che si sta creando e alla quale loro forse non sanno venire incontro. Ad ogni modo Gesù taglia corto e dice ai discepoli che bisogna provvedere, non bisogna lasciare la folla così, li si è sfamati della sua parola, ma adesso bisogna provvedere anche al cibo materiale. Ecco, Gesù è il segno di un Dio che si prende cura e si prende premura di chi lo incontra, di chi lo cerca con cuore sincero. E allora ai discepoli che forse se la vogliono svigliare, forse si vogliono lavare le mani, forse non si vogliono coinvolgere più di tanto, oppure stanno cominciando a capire che con Gesù si fa talmente sul serio che lui non lascerà tregua, la folla non lascia tregua a lui, lui non lascia tregua ai discepoli e li prega di provvedere essi stessi, dando loro stessi da mangiare. Mi pare qualche anno fa ho letto un commento del Cardinal Martini che aveva dedicato un corso di esercizi all'episodio della moltiplicazione dei panni, dove Cardinal Martini con altri esegeti e altre persone che hanno approfondito questo brano a un certo punto davano un'interpretazione molto suggestiva di questo consiglio di Gesù ai discepoli: date voi stessi da mangiare, cioè non solo preoccupatevi voi di procurare il cibo per questa gente, ma a un certo punto date la vostra persona in pasto a questa gente. D'altra parte non deve meravigliare che Gesù arrivi a proporre una cosa così grossa per i discepoli. Quando celebrerà l'ultima cena, questo è il mio corpo, prendete e mangiate. Questo è il mio sangue, prendete e bevete. E se i discepoli vogliono aver parte con lui, devono cominciare già a sperimentare questo suo insegnamento e quindi offrire la propria persona in pasto, lasciare che la propria persona diventi il cibo per gli altri. Un genitore, un educatore lo sa, dà da mangiare ai figli, ma si dà in pasto ai figli, si dà perché si consuma per amore dei figli, si consuma per le persone che amano. Ad ogni modo qui, dietro a questo consiglio c'è un desiderio di Gesù di provvedere a sfamare questa gente, c'è una difficoltà dei discepoli anche molto pratica, non c'è cibo a sufficienza. Non c'è cibo a sufficienza, ci si mette alla ricerca da un altro racconto, sempre parallelo di questo brano della moltiplicazione dei panni, veniamo a sapere che c'è un ragazzino che ha pochi pani e pochi pesci. E Gesù dice portateli qui. E qui c'è la sproporzione, ecco, dinanzi alla fame che la gente ha di felicità, di bontà, di perdono, dinanzi alla fame di milioni di persone che hanno fame proprio del cibo materiale e che mentre noi nei nostri paesi siamo nella ricchezza e nell'opulenza, vanno a cercare cibo sull'immondizia e talvolta non la trovano neanche lì e restano senza mangiare e milioni di persone, mentre noi nella nostra comodità, nel nostro sciupio, nel nostro consumismo ad oltranza, stiamo nell'abbondanza e davvero
talvolta moriamo per obesità e abbiamo il problema di risolvere l'obesità dei nostri bambini, ci sono tanti bambini che muoiono di fame e muoiono di sete. E allora pochi pani e pochi pesci dice il senso della sproporzione enorme tra le risorse di cui disponiamo o di cui siamo disposti a condividere, che siamo disposti a condividere, e la fame materiale e spirituale che c'è in tanta parte dell'umanità. Ma Gesù non si preoccupa di questo, perché Gesù sa che le risorse di cui disponiamo, anche se fossero poche, nel momento in cui siamo disponibili a dividerle e a condividerle, si moltiplicano. Il miracolo lo farà Lui, ma vuole la nostra collaborazione. E con pochi pani e pochi pesci vengono sfamate centinaia, migliaia di persone, e addirittura dal poco che si riesce a condividere ci sarà anche la raccolta di 12 ceste piene. Quando si riesce a condividere il poco, si moltiplica il poco, si riesce a sfamare le necessità più profonde della gente e resta anche l'abbondanza, perché il nostro Dio è un Dio che ama la vita, è un Dio che è venuto per la gioia, per una pienezza di vita, è un Dio che è venuto per regalarci una abbondanza, frutto del suo intervento, frutto della sua gratuità. Ecco, avviando a conclusione questa riflessione che ho voluto condividere con voi, dico che il vero motore qui è la compassione del cuore di Gesù. Ecco, tutto parte dal fatto che Gesù ha uno sguardo penetrante, ha uno sguardo tenero, ha uno sguardo di premura e ha un cuore compassionevole. È la sua compassione che mette in moto la sua azione sanatrice, è la compassione nella quale Egli chiede a tutti noi di coinvolgerci. La compassione, questo vocabolo che ad alcuni fa drizzare un po' il naso perché è stato svalutato, è stato svilito. Alcuni hanno preoccupazione di usare questo vocabolo, compassione, perché lo vedono in una sorta di sentimentalismo, ma la compassione di Gesù non è un sentimentalismo passeggero, non è la lacrimuccia fatta così perché la circostanza lo richiede. La compassione di Gesù è qualcosa di più profondo, è qualcosa che dice le viscere della sua misericordia, che dice la sua capacità di vedere le sofferenze degli altri, di empatizzare, di mettersi nei panni dell'altro e di muoversi e fare qualcosa. La compassione non è il sentimentalismo per cui ci laviamo un po' la coscienza facendo un intervento parziale, no, la compassione diventa una scelta di vita. La compassione non è neanche l'atteggiamento di chi per pulire la propria coscienza interviene magari anche con delle offerte che poi sono frutto magari dei suoi furti, però ha fatto un gesto di compassione. Ecco, quella compassione non è la compassione di Dio. Quella compassione giustamente fa ribrezzo. Quella compassione deve essere lontana da noi, mentre invece la capacità di muoversi e di interessarsi, di prendersi cura e di prendersi a cuore stabilmente anche di una sola persona. Ricordo che qualche tempo fa è uscito un libro dove l'autore, se non sbaglio era Adriano Sofri, aveva commentato la parabola del Samaritano e lui diceva che nella vita aveva fatto i conti che si potevano aiutare se uno impegnava tutta la propria vita ad aiutare gli altri, si potevano aiutare appena 200 persone. Ecco, io direi così, non so la mia vita e la vostra vita quanto sarà lunga, so però che se nel mio e nel vostro cuore c'è la stessa compassione che c'era nel cuore di Dio, anche se ci si dedicasse con il poco che siamo, con il poco che abbiamo, a moltiplicarlo per aiutare una sola persona, un solo essere umano, a rispondere ai suoi bisogni materiali e spirituali più profondi, noi siamo stati compassionevoli e abbiamo contribuito alla crescita del Regno di Dio. Auguri a tutti, buona preghiera, buona settimana e ci vediamo al prossimo appuntamento. Prediche senza pulpito sarà qui, da questo scenario, per condividere insieme qualcosa di bello, di grande che appartiene al Regno. Ciao.